1994. Tutto ha inizio con le prime elezioni post Tangentopoli. L'ex PC, divenuto PDS, le affronta con Achille Occhetto alla guida di una gioiosa macchina da guerra, che include anche socialisti e comunisti, ma perde. Nasce il primo governo Berlusconi. Occhetto si dimette. Me lo ha chiesto un deputato di Gallipoli, dice riferendosi a Massimo D'Alema, che prevale su Walter Veltroni e diventa segretario del PDS. Nasce il termine inciucio per spiegare gli ammiccamenti di D'Alema con Berlusconi. D'Alema si avvicina ai popolari e insieme scommettono sull'ex presidente dell'IRI, Romano Prodi. Rocco Buttiglione si arrabbia e fonda i Cristiano Democratici Uniti. Con lo sgambetto di Bossi cade il governo Berlusconi. Mentre il tecnico Dini è a Palazzo Chigi, nasce la coalizione dell'Ulivo, che vince le elezioni del 96, anche grazie all'accordo con Rifondazione. Ma il premier Prodi naviga in acque agitate. L'ex PM Di Pietro, ministro dei lavori pubblici, si dimette perché è indagato. Fausto Bertinotti litiga con Armando Cossutta. D'Alema col segretario della CGIL Sergio Cofferati. I Verdi e i Popolari con se stessi. D'Alema intanto punta sulle riforme costituzionali e sulla nascita di una Cosa 2 e apre Berlusconi con la bicamerale. Di qualcosa di sinistra, invoca il regista Nanni Moretti. Nel 98 nuova svolta. Il PDS diventa DS, cadono Falce e Martelli. Ma alle amministrative l'Ulivo perde, la bicamerale salta e il governo Prodi cade per lo sgambetto di Bertinotti. Cossutta si arrabbia e fonda i Comunisti Italiani. Intanto D'Alema diventa presidente del Consiglio. Veltroni eredita la segreteria dei DS. Prodi salta sull'asinello con i sindaci delle 100 città e Di Pietro, che intanto ha fondato l'IDV. Un accampamento di cacicchi, li chiama D'Alema. Prodi emigra alla guida della Commissione Europea. Il centro-sinistra perde alle regionali 2000. D'Alema si dimette, Di Pietro scende dall'asinello. È il momento di Francesco Rutelli, ex radicale, poi verde, alla guida del nuovo Ulivo per le elezioni 2001, senza Italia dei Valori né Rifondazione. Ma perde. Veltroni emigra in Campidoglio. Sarà rieletto anche al secondo mandato con la promessa «poi vado in Africa». I DS sbandano. Piero Fassino diventa segretario, al grido di «o si cambia o si muore». Nanni Moretti fa il giro tondo. Con questi dirigenti non vinceremo mai. D'Alema litiga con Cofferati, che però porta in piazza 3 milioni di lavoratori, a difesa dell'articolo 18. Prodi ci riprova. Sostenuto dalla neosbocciata Margherita Di Rutelli, che si è spostato al centro, lancia per l'Europea 2004 la lista Uniti per l'Ulivo. Ma i socialisti di Boselli litigano con Di Pietro, che fonda con Occhetto la lista per il nuovo Ulivo. È un flop, e i due si separano. Cofferati emigra a fare il sindaco di Bologna. Nel 2005 l'Ulivo, diventato GAD, poi Fed, poi Unione, tiene le primarie per la scelta dei leader. Mentre in Puglia spiazza tutti il comunista Nichi Vendola. È Prodi che va alle politiche del 2006, unendosi anche alla rosa nel pugno, e vince nonostante le telefonate di Fassino a consort sulla tentata scalata di Unipol alla BNL. Ma il premier naviga ancora in acque agitate, tra finanziarie, coppie di fatto e missioni militari. Salvato dai senatori a vita, sceglie un portavoce unico, Silvio Sircana, per tenere a bada tutte le anime della coalizione, ma la foto di Sircana accanto a un trans non aiuta. Veltroni diventa segretario del neonato Partito Democratico. A sinistra nasce la Federazione dell'Arcobaleno. Il ministro della Giustizia, Clemente Mastella, già in rotta con il PD sulla riforma elettorale, viene indagato e sua moglie arrestata. Lui si dimette, il governo cade. Veltroni rinuncia a Roma, all'Africa e alla sinistra Arcobaleno, che va da sola. Corre per il PD con i DV e radicali. Ma perde. E Berlusconi torna al governo. L'Arcobaleno è fuori dal Parlamento. Bertinotti si ritira e Prodi anche. Vendola non è contento. Fonda Sinistra e Libertà. Il PD perde alle regionali in Sardegna. Veltroni si dimette, ma non va in Africa. Lo sostituisce Dario Franceschini. Mentre esplode lo scandalo Marrazzo a ottobre 2009, si vota per le primarie del PD. Vince Pierluigi Bersani, appoggiato da D'Alema. Rosy Bindi diventa il presidente del partito. Ma Rutelli non è contento e fonda l'Alleanza per l'Italia. A sinistra intanto Vendola prepara un vero partito e in Puglia rivince le primarie nonostante D'Alema e le regionali contro il candidato di Berlusconi. Il PD invece perde anche Lazio, Piemonte, Campania, mentre sulla scena si affermano Di Pietro, i Grillini e il Popolo Viola. Mentre il governo Berlusconi naviga in acque agitate e si profila un terzo polo, Bersani vuole far cadere Berlusconi ma senza andare subito a elezioni. E D'Alema, Bindi, Finocchiaro, Vendola con Giuliano Pisapia a Milano, Veltroni, Franceschini, Prodi, Di Pietro, Bonino e Chiamparino, Matteo Renzi e i rottamatori non riescono proprio ad andare d'accordo. Ma la storia continua.